Siamo a Roma, qui con me c'è la giovane attrice bolognese Greta Zuccheri Montanari. Greta, il tuo ultimo lavoro in ambito audiovisivo a cui hai partecipato è il cortometraggio Le pupille di Alice Rohrwacher, girato nella tua Bologna, ora candidato all'Oscar 2023. Come commenti questo primo risultato? Beh, sicuramente sono contentissima di questo risultato, infatti ormai è stato annunciato da più di una settimana, ma ancora faccio fatica a realizzarlo e secondo me è un bellissimo risultato. Fin da quando abbiamo iniziato questo progetto io ho sempre pensato che fosse un progetto molto speciale e sicuramente speravo che arrivasse lontano, ma non mi sarei mai immaginata, forse un anno fa quando l'ho iniziato a girare, che sarebbe stato nominato agli Oscar e essendo appunto un progetto bellissimo, secondo me, poi ambientato a Bologna, sono molto molto orgogliosa che rappresenti questa la mia città e l'Italia anche in generale, essendo l'unico film italiano candidato agli Oscar. Quindi sono sicuramente contentissima e anche per la mia piccola carriera che è ancora in via di sviluppo, diciamo. E penso che sia un passo importante, quindi veramente inaspettato, ma molto molto bello. Le pupille è un piccolo film sulle feste di Natale, racconta di un gruppo di orfanelle ospitate in un collegio di suore, amministrato da una severa priora, interpretata dalla sorella della regista, quindi da Alba Rohrwacher. Tu invece interpreti Suor Paoletta, ci racconti un po' questo ruolo e com'è stato calarsi nei panni di questo personaggio? Quando mi hanno mandato il provino per questo corto e mi hanno detto che era la parte di una suora, sul momento ci sono rimasta, cioè ho pensato no, troppo divertente, ero veramente curiosa di come sarebbe stato interpretare questo ruolo e io comunque nella trama, nella storia interpreto la suora più giovane di questo convento e anche quella che più in contatto con le bambine, che sono poi le protagoniste vere di questo film, secondo me, e quindi anche la suora più buona, che chiude magari un po' un occhio, mentre invece la madre superiora è molto più severa con le bambine. E infatti, anche per prepararmi a questa rappresentazione ho incontrato le bambine molto prima dell'inizio delle riprese, sia per fare le prove comunque delle scene, le battute, ma anche per instaurare un rapporto con loro che fin da subito è stato molto stretto. Infatti, ci adoravamo a vicenda, cioè loro mi hanno insegnato tantissimo e amavano stare con me, attorno a me, e quindi anche nelle scene comunque sentivo che ero molto vicina a Suor Paoletta perché comunque le trattavo come le avrei trattate normalmente. Per questo motivo non è stato poi tanto difficile calarsi, insomma, nella parte e sono molto legata a Suor Paoletta, devo dire. Cosa ti ha lasciato l'esperienza di partecipare in questo corto? La voglia di fare altri progetti del genere, sicuramente. E comunque la bellezza di quello che abbiamo raccontato mi ha insegnato tante cose, anche il fatto che la storia venisse da un racconto di Elsa Morante, che è una cosa che ho scoperto poi mentre giravamo il film, mi ha insegnato comunque una parte di cultura della mia città, perché alla fine parla di un'epoca in cui le cose che accadono in questo corto erano reali, cioè insomma queste bambine orfane, l'usanza di andare a chiedere le preghiere alle orfanelle, di lavare la lingua col sapone alle bambine, sono tutte cose che anche per esempio i miei bisnonni o le mie nonne addirittura vivevano, quindi sicuramente raccontava anche un pezzo di storia e molto interessante. E poi mi ha lasciato dei bellissimi ricordi del set. L'abbiamo girato anche in un momento difficile perché c'era ancora il Covid, quindi comunque facevamo sempre tamponi, controlli, mascherine, e però avevamo tutti una grande voglia di stare insieme, quindi è stata sicuramente un'esperienza bellissima.
bellissima. Com'è stato lavorare con la regista Alice Rohrwacher? Che rapporto c'era con lei sul set? Anche con lei sin da subito ho sentito un legame fortissimo e purtroppo non abbiamo avuto tantissime occasioni magari di parlare sul set, però mi è piaciuto davvero tanto come lavorava sia con me sia con le bambine. Penso che abbia una delicatezza e una sensibilità per i gesti e le espressioni naturali che nel cinema a mio avviso è una caratteristica molto bella e anche il suo modo di fare nelle indicazioni, non troppo invasivo, lascia molta libertà comunque agli attori, è una cosa che ho apprezzato tantissimo e poi tutto il lavoro che abbiamo fatto prima di iniziare a girare effettivamente appunto facendo queste prove è stato molto molto divertente e molto interessante perché appunto ci mettevamo tutte in una stanza. Le bambine provavano tutti i ruoli per capire chi era quella che si calava meglio e io con loro, quindi comunque un approccio molto molto bello e l'apprezzo tanto anche come regista, anche tutti i suoi altri lavori. Già prima di fare questo progetto con lei era comunque una delle mie registe preferite e quindi la ammiro tanto e sono molto contenta per lei e questo suo traguardo. Di recente ti sei spostata da Bologna qui a Roma. Come mai ti trovi nella capitale? Nonostante io ami tantissimo Bologna, infatti mi manca moltissimo, volevo venire qua a Roma per iniziare a studiare recitazione. Io non ho mai studiato recitazione, né teatro e volevo iniziare un percorso. In questo momento sto studiando appunto qui nella capitale, vivo qua e ogni tanto torno a Bologna, però mi sto trovando molto bene. Ed è un percorso molto interessante comunque che mi piacerebbe continuare perché secondo me servono comunque delle basi per affrontare questa carriera. Che progetti hai per il futuro? Mi piacerebbe molto lavorare come attrice anche nel teatro in realtà, non solo nel cinema. Sicuramente vorrei che l'arte facesse parte della mia vita. Sono anche una ballerina di tango e questa cosa mi piacerebbe includerla magari nella mia carriera in futuro, però comunque spero di lavorare in questo ambito perché sento che fa veramente parte di me, del mio essere. Tu hai con te la croce che indossavi, nel ruolo di Suor Paoletta. Allora, questa croce è bellissima, non so se si vede. L'ho tenuta perché era veramente troppo bella e mentre giravamo era stata un incubo perché sì, quando la indossavo si rigirava costantemente nel lato sbagliato. Però ci sono affezionatissima ed era veramente parte del ruolo, del costume e infatti alla fine del film ho chiesto alle costumiste se la potessi tenere con me e quindi loro me l'hanno regalata e la conservo appunto, me la sono portata qua con me a Roma proprio perché mi ricorda quei momenti, quel ruolo e questa esperienza, quindi mi fa molto piacere tenermela vicino.